Buonasera a tutti, buonasera amici dell'associazione Lab 5, nonché pazienti letterari del pronto soccorso letterario e affezionati e amici che ormai ci seguono e fanno parte e siete diventati parte integrante del nostro noeticamente Lab. Il laboratorio che questa sera ha per ospiti Valentina Tettamanti, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Federico Levi e Ferdinando Brancaleone. Buonasera. Buonasera. Abbiamo già i primi amici che ci seguono, Tiziano Maccarrone, e così come tutti gli altri che, insomma, così come è accaduto durante le altre puntate, e tutti gli amici che ci faranno compagnia. A tal proposito, se avete piacere di come dire, sottoscrivere tutto quello che verrà fatto, gli esperimenti che verranno condotti, fatelo pure e poi ci sarà un momento di interazione con i nostri ospiti. A proposito dei nostri ospiti, abbiamo Valentina Tettamanti, la nostra pedagogista esistenziale, Ferdinando Brancaleone, lo abbiamo conosciuto come filosofo, psicoterapeuta, ma soprattutto come direttore responsabile della collana Noeticamente e del CRN, quindi il Centro Ricerche Noetiche, che ritrovate, vi inserisco subito come sottopancia per i vari riferimenti, per i vari progetti, i vari lavori che sono stati condotti e tutte le idee che sono in cantiere. E poi abbiamo il nostro Federico Levi, anche lui direttamente dal regno del pensiero, della filosofia e dello star bene, della voglia di star bene. Abbiamo Federico Levi, appunto, che insieme ad un'altra amica, Francesca Guercio, lo ricordiamo, ha aperto uno studio di pratiche filosofiche dal titolo Eudaimonia Studio. E anche questo abbiamo un cavaliere, anche per ricordare questa esperienza, appunto, è il titolo che vedete nel sottopancia. E questa sera parleremo di cosa? Ovviamente di libri, come al solito. Il libro di cui parleremo stasera è un altro libro targato Aracne Editrice, e si tratta di Oltre il Tonale di Ferdinando Brancaleone e Valentina Tettamanti. Per raccontarlo ci aiuterà Federico Levi ed è a Federico che darei la parola proprio per, come dicevamo poco fa, dietro le quinte, per partire dal generale e approfondire il nostro argomento. A te, Federico. Dal generale al particolare, grazie, grazie Cono, è veramente un piacere essere qui a presentare questo libro, scritto da Valentina e Ferdinando, dalla dottoressa Tettamanti e dal professor Brancaleone, e dico anche Valentina e Ferdinando perché sono amici oltre che colleghi del nostro centro di ricerche noetiche, ed è un piacere, come dire, per un doppio ordine di motivi. Appunto, il primo è perché mi sento parte nella mente, nel cuore della cosiddetta, possiamo chiamarla famiglia del noetico, o comunque del canale anche che ci ospita qui, Lab 5, e della rubrica Noeticamente Lab. Quindi è un piacere perché è un tassello, il terzo poi per ordine di pubblicazione di questa collana dedicata al noetico, che in un qualche modo rappresenta uno dei lavori seminali del nostro approccio. Però c'è anche un altro motivo che mi riempie, diciamo, di gioia, di entusiasmo, è che mi sento innanzitutto un lettore di questo testo, oltre il Tonal, riflessioni antropologiche sul nahualismo tolteco, lo metto così, lo potete vedere, ecco. E che dire, da lettore di questo libro, lettore critico, anche se alle prime armi
rispetto a questa prospettiva, non posso che nutrire diversi aspetti che secondo me vale la pena di essere sottolineati. Forse, non so, i nostri ascoltatori, quanti di loro hanno già sentito parlare del nahualismo tolteco, magari ne hanno sentito parlare a partire dai resoconti di Castaneda, che ha reso, come dire, celebri al grande pubblico questa prospettiva, questa cultura antichissima che addirittura precede gli Aztechi. E poi diciamo che l'aspetto interessante dell'operazione che Ferdinando e Valentina compiono con questo libro è importante sotto diversi ordini, diciamo, di motivi. Innanzitutto il fatto, secondo me, che riescono in un'operazione niente affatto semplice e ci riescono in maniera molto puntuale, cioè a fornire un testo che rappresenti al contempo, come dire, innanzitutto un ottimo lavoro di introduzione al pensiero del nahualismo tolteco. Riescono con un libro tutto sommato snello e anche di lettura, diciamo, facile, fruibile, a in realtà sistematizzare un pensiero articolato, diciamo, molto ricco, per nulla quindi semplice. E per me, almeno, che già mi era capitato in passato di leggere qualche libro di Castaneda, che, come si sa, sono, insomma, testi che, come dire, introducono questa filosofia, ma si può dire introducono a un percorso iniziatico, quindi un po' a cavallo tra la ricerca etnografica e il resoconto esoterico, e mi era già capitato di leggerli e mi ero già appassionato a questo pensiero. Però ricordo anni fa, come dire, ancora l'incontro da parte mia, almeno, con il nahualismo è rimasto, diciamo, più puramente di curiosità intellettuale, ed era un po' rimasto lì. Invece rileggere, diciamo, su questo argomento recentemente, grazie a questo libro, in realtà ne è illuminato degli aspetti che forse a una lettura, come dire, classica alla occidentale, un po' di testa, sfuggono, e invece secondo me riescono a fornire una introduzione a questa prospettiva particolarmente utile per chi magari come me può essere interessato, ma al tempo stesso sente il bisogno di saperne di più. Tuttavia, diciamo, anche da come specificano gli autori in premessa, non è l'unica finalità di questo testo quello di fornire una sintesi, diciamo, di questa prospettiva. In realtà è molto di più. In questa sintesi avvengono anche delle cose estremamente interessanti. Per esempio, avviene anche attraverso la lettura di non solo dell'opera di Castaneda, ma anche di Norbert Klassen, alcuni testi di Klassen, questo autore studioso importante del nahualismo tolteco, avviene un'operazione importante di creazione di nessi, di ponti, con tradizioni molto importanti del pensiero contemporaneo occidentale, in particolare Husserl e Jung. Quindi, da questo punto di vista, il testo di Brancaleone e Tamanti illumina, diciamo, su una prospettiva niente affatto scontata, circa un possibile dialogo tra le culture e un possibile dialogo tra le epoche. E riescono a farlo in una maniera veramente entusiasmante. Quindi il confronto nella prima parte è dedicata a un confronto con Jung, la psicologia analitica, e Husserl, la fenomenologia, permette quindi di individuare dei nessi, un dialogo veramente che, per me che sono anche, insomma, studioso di filosofia, veramente, veramente strabiliante. E poi un altro aspetto, secondo me, degno di nota, e poi vado magari a chiudere, vado verso il particolare a questo punto, riguarda anche la struttura stessa dell'opera, sapientemente divisa in due parti, la prima parte che intitolano l'astratto, la seconda parte il concreto, come a dire che, come dire,
E in questo, secondo me, cioè questo aspetto rappresenta un altro elemento di gran valore di questo libro. E, la dimensione teorica che c'è ed è affrontata con grande cura, ma anche la dimensione pratica del nahualismo tolteco, perché non è una filosofia un po' all'occidentale, un po' astratta, è un modo di vita il nahualismo, è una pratica di vita, è un percorso iniziatico alla ricerca della propria libertà, di una libertà che può anche essere intesa come una libertà propriamente esistenziale. Ecco, questo doppio livello tra astratto e concreto costituisce, a mio avviso, uno degli aspetti più importanti di questo libro, forse uno degli aspetti che a me, quando lessi Casale da anni fa, un po' mancato, questo unire i ponti tra teoria e pratica, è quello in qualche modo di, diciamo, tradurre nel linguaggio di una pratica filosofica questa antica tradizione culturale che ha per molti aspetti misteriosa e che però non smette mai di affascinare. Quindi, diciamo, sulla base un po' di queste considerazioni generali, almeno che a me sono venute leggendo il libro, mi piacerebbe, se siete d'accordo, diciamo, entrare un po' più in medias res e chiedere, magari cominciando da Brancaleone, fare delle domande su questo testo, su alcuni aspetti, cercando un po' di delineare nei suoi elementi fondamentali questa filosofia e invogliare magari a saperne poi di più. Quindi, in particolare, chiederei a Brancaleone di magari illuminarci un po' circa anche il titolo, che è Oltre il Tonal, riflessioni antropologiche sul nahualismo tolteco. Ma questo Tonal, in quanto chi ha letto il libro e chi un po', diciamo, conosce a grandi linee la prospettiva tolteca, sa, ha a che vedere, diciamo, con la realtà, ma c'è anche un altro livello della realtà. Allora, mi piacerebbe che, se ti va, ci illustrassi a grandi linee questo dualismo, questa dimensione, doppia dimensione che i toltechi ci mostrano. Sì, questa doppia dimensione, come l'hai denominata tu, ha come termine per qualificare l'una e l'altra dimensione, l'uno tonal e l'altro nagual. Dal termine nagual deriva poi l'altro termine, il nagualismo tolteco. Nagualismo è un termine che deriva proprio da Nahual. Per parlare del tonale del Nahual, noi occidentali che non abbiamo la modalità percettivo-comunicativa tipica di quei popoli, ci vorrebbe molto tempo. Io in questi brevi minuti cercherò di, e mi sforzerò di usare una terminologia nostra, cioè occidentale, per offrire una possibile intuizione di quello che in questa particolare cultura molto ricca e profonda, che noi chiamiamo cultura tolteca, che poi è la cultura dei nativi mesoamericani. Noi conosciamo molto la nostra occidentale, quella orientale, quella mesoamericana, ma anche nordamericana, solo nell'ultimo torno di 50-60 anni noi lo conosciamo. Sì, conosciamo gli aztechi come civiltà, però l'approfondimento culturale e antropologico, dal punto di vista proprio della cultura di queste popolazioni antiche, tra virgolette antiche, perché per loro il tempo ha una valenza particolare, per tutti i nativi americani del nord, del centro e del sud. Quindi dicevo, ci vorrebbe molto tempo, cercherò di sintetizzare. Allora, semplificando, però essendo, mi auguro, il più possibile coerente con la prospettiva dei toltechi, con nahualismo. Tonal Nahual.
come esprimerei ad un occidentale, quindi a me anche come occidentale, quello che ho potuto percepire dall'approfondimento appunto antropologico del termine tonal, così come usato nella cultura tolteca, che è plurimillenaria. Il tonal è l'uomo col suo mondo. L'uomo col suo mondo, che significa? L'uomo è un essere tra i tanti esseri. È un essere però che percepisce, che ha la capacità di percepire. Altri esseri hanno la capacità di percepire. Gli animali percepiscono. Anche le piante percepiscono. E come? Ogni essere percepisce in un certo modo. La percezione accomuna gli esseri percipienti, cioè gli esseri che hanno consapevolezza, ma c'è anche una specificità. Il tonal quindi è l'uomo, questo essere che chiamiamo uomo, in tutta la sua specificità e quindi col suo mondo percepito. Questo è il tonal. Il tonal è il miracolo della percezione dell'uomo, miracolo, la magia della percezione dell'uomo, perché secondo la terminologia tolteca la percezione è una sorta di magia. Qui magia non significa ciò che noi intendiamo spesso, ma significa conoscenza, capacità percettiva di un qualcosa di misterioso. Il mondo, quello che noi chiamiamo mondo, è un mistero. Ma in questo mistero l'essere umano, tra gli altri esseri percipienti, ha una modalità percettiva specifica, cioè percepisce il mistero. Il tonale è il miracolo, tra virgolette, la magia della percezione di un mistero, certo, secondo una certa prospettiva. A fondamento di tutto questo, però, c'è un concetto tolteco, della cultura tolteca, antico ma stupefacente, secondo me. Stupefacente perché è in connessione, è in sintonia con le acquisizioni della scienza contemporanea, della scienza d'avanguardia. Nella terminologia di Don Juan, che è il maestro di Castaneda, un indio, un, diciamo, maestro, uno stregone, ma non nel senso nostro, stregone è l'uomo di conoscenza, è la guida per chi vuole conoscere. Per Don Juan, quando si riferisce al suo, virgolette, discepolo, Castaneda è un antropologo, che si trova coinvolto nelle sue ricerche in una nuova realtà, appunto offerta a lui, che poi si sente inserito, la realtà di una civiltà del tutto e di una cultura del tutto differente, alternativa, tolteca, nahualismo. Beh, diceva Don Juan, tutto è, traduco, è energia. Sono fibre energetiche. Nella terminologia tolteca, che usa metafore come tutte le culture cosiddette primitive, originarie, è rappresentata da un simbolo, l'aquila. È un simbolo, l'aquila. L'aquila è ciò che noi diremmo un campo energetico totalizzante. La realtà è energia e flussi di energia,
fibre di energetiche infinite. Tutto è energia. Siamo migliaia di anni prima di Cristo. Questo tipo di totalità, che possiamo dire energia, questo può riportare a molte acquisizioni della fisica contemporanea. Chi ne conosce un poco sa che oggi la fisica contemporanea afferma che al di sotto dello spazio-tempo c'è un meta-universo fatto di energia. È il campo originario di Planck, ma non mi soffermo su questo. Ma per solo fare un piccolo aggancio veloce con una modernità rispetto alla scienza proprio di questi ultimi anni. Questo, sarò certamente sintetico e parziale, questa realtà ultima che è energia, mistero per noi. Mistero non vuol dire cosa un quid di oscuro, ma così ricco e chiaro che noi non riusciamo a percepirlo. Questo è il mistero. Il mistero non è una cosa oscura, il mistero è una cosa così enorme, chiara, infinita, che la nostra capacità percettiva non ci permette di percepirlo come il sole. Gli occhi non ce la fanno a guardarlo, non perché è oscuro, ma perché è troppo luminoso. È una metafora di questo. Questo mistero totalizzante che chiamiamo l'aquila, l'energia, il campo assoluto di energia, è il Nahual. Il Nahual è un termine. La parola Nahual, ci potremmo fermare un sacco di tempo, significa molte cose. Si parte da questo. Il Nahual è ciò che, con una parola, l'uomo riesce a dire, con un termine certo limitato, la realtà ultima, diciamo. Potremmo dire Dio, l'universo, il tutto. Chiamiamolo come vogliamo, noi abbiamo tante parole. Tutto è un'energia infinita, ricchissima, variegata, non ci possiamo arrivare, infinita, senza fine. In questo campo di energia, l'uomo come essere percipiente vive il miracolo magico di poterne percepire qualcosa. Tutti gli esseri percipienti hanno questa capacità. La pianta, l'animale, i vari animali fino all'uomo hanno una capacità percepiente, certo non totalizzante, ma sempre parziale. È come un angolo visuale, una prospettiva. Anche l'uomo, come tutti gli esseri, in particolare gli esseri viventi, è fatto di energia, sono fibre energetiche, fibre luminose, fibre energetiche però non disarticolate, ma che hanno la loro consistenza. Si parla di uovo luminoso. Noi siamo un campo di energia paragonabile a una sfera, a un uovo luminoso, perché è fatto di energia. Ma ogni ente percipiente, l'uomo tra questi, ha una sua modalità di percepire il tutto, un'angolazione, perché è fatto in un certo modo. Cioè l'uomo dice simbolicamente, secondo me, o concretamente secondo la loro terminologia, l'uomo ha un punto di assemblaggio attraverso cui riesce a allineare le fibre energetiche fuori di lui. Cosa vuol dire? C'è una prospettiva, punto di assemblaggio, punto di unione, attraverso cui l'uomo percepisce una fetta, un qualcosa, un quid di questa energia totalizzante, misteriosa, ricchissima. È chiaro che a seconda di questo punto, se mi metto da una certa angolazione o da un'altra angolazione, cambia
il modo di percepire. È come se io guardo un panorama, mi metto in un punto, mi metto in un altro punto, dall'alto, dall'altro, vedo cose differenti. Il tonal, che cos'è? Il tonal è il mondo così come lo percepisce l'uomo, quindi è la realtà dell'uomo, perché noi stiamo in una certa realtà perché percepiamo la realtà in un certo modo. È il mondo così come lo percepisce l'uomo in quanto essere specifico, dal suo punto di unione, dal suo punto di assemblaggio. Il punto di assemblaggio è quella prospettiva da cui noi percepiamo quell'infinità parziale. Poi l'uomo vive in un certo tipo di relazione che viene denominata realtà consensuale. Noi fin da bambini abbiamo l'influsso della cultura, della famiglia, della realtà consensuale che tende a farci orientare nella percezione in un modo piuttosto che in un altro, che è utile perché ci dà la percezione del tonale, ma diventa gradualmente limitata, parziale. E come nell'uomo luminoso il punto di assemblaggio sta qua, se sta qua tutte le fibre le allinea da qua, è giusto? Ma se si sposta, perché l'uomo non è solo qua, la realtà consensuale ci permette, ci dà un'educazione, ecco qui c'è un'educatrice, a percepirlo da qua, si chiama cosmografia, cioè il modo con cui tu descrivi il cosmo, vivi il cosmo. È utile perché ti dà un punto di riferimento, però è parziale. Ecco, il tolteco, il sapiente tolteco, il guerriero, l'uomo di conoscenza, lo, virgolette, stregone, il nagual. Il nagual è l'uomo che si ispira al nagualismo. È anche un maestro, il nagual. Il nagual è il tutto. Ma è il tutto, ma si riferisce anche alla persona che è in qualche modo l'uomo che può essere maestro di nagualismo. Ecco, per esempio, Don Juan è il nagual di un gruppo di apprendisti, in cui poi c'è anche Castaneda a un certo punto. Quindi vedete che il nagual significa due cose differenti in questo, anche se sono connesse. Il fine del nagual, meglio, dell'uomo di conoscenza, del guerriero, non dell'uomo banale, ma dell'uomo che vuole fare della sua vita qualcosa di valido, è ampliare la consapevolezza, ampliare la consapevolezza, ed è praticare la libertà. Cosa vuol dire? Ampliare la consapevolezza vuol dire il più possibile in quell'esistenza che ci è data, non percepire la realtà solo dal punto di vista che la nostra realtà consensuale ci ha dato, ma riuscire a spostare il punto di unione, avere altre angolazioni attraverso cui percepire la realtà. In filosofia io lo vedo molto vicino a Kant. Noi percepiamo il fenomeno, dice Kant, non il noumeno. Volendo fare un grosso addentellato, il noumeno è il nagual, il fenomeno è ciò che l'uomo percepisce del noumeno. Ma la bellezza di questa cultura è che l'uomo che vuole essere veramente autentico, il guerriero, cerca di ampliare la propria consapevolezza, cioè di spostare il punto di unione in modo tale da poter percepire altri livelli della realtà quanto più è possibile, sapendo che non riuscirà mai a totalizzare la percezione, ma il suo scopo è ampliarla il più possibile. Di modo che l'aquila, quando finirà la vita del singolo, possa riappropriarsi della tua consapevolezza e quindi si è ampliata pure lei attraverso la tua consapevolezza. Ma qui ci fermeremo tantissimo a parlare di tutto questo. Quindi il tonal è l'uomo nella sua realtà, così come la percepisce normalmente. Ecco, quello che noi siamo e percepiamo in questo momento, tu, io, noi, tutti quelli, questo è il tonale. Ed è una magia, perché noi riusciamo a percepire la realtà, però la percepiamo codificata secondo gli schemi nostri. Il naguale l'oltre
è il tutto, è quello che va oltre. Il guerriero è colui che nel qui ed ora cerca di andare sempre verso un oltre, consapevolezza ampliata, sempre più intensa, e libertà di fare questo. Perché l'esercizio della libertà non è solo io sono libero e quindi ho una dote, no, la devo praticare. Libertà vuol dire anche disciplina, vuol dire anche impegno, vuol dire capacità di decisione. E difatti il nahualismo è una pratica complessa che comporta un certo tipo di impegno. E che impegno? Fino a che, e qui per adesso concludo, ecco, i toltechi, i guerrieri, i nahual, oppure il gruppo dei cacciatori, così sono tutte metafore, riescono a percepire, cioè a vedere, tra virgolette, percepire il campo energetico, cioè riescono a considerare, a percepire anche il mondo come campo energetico. L'uomo ci sta riuscendo dal punto di vista scientifico. Se parlate con uno scienziato, gli dice che la realtà che noi percepiamo come materia è energia, ma anche il singolo ci può riuscire. Poi le metodiche sono complesse e non mi soffermo qui. Ribadisco quindi, il tonal è il mondo, la realtà come la percepisce l'uomo dal suo punto di unione, e secondo la realtà consensuale il nahual è tutto l'oltre, l'infinito campo di energia in cui noi siamo immersi. E qui mi fermo per dare una prima risposta alla tua domanda. Grazie. E a questo punto, allacciandomi a questa considerazione e all'idea di un percorso del nahualismo per l'uomo, a partire dal modo in cui l'uomo percepisce la realtà e il suo potersi proiettare verso un oltre, quindi questi livelli... Ma non è un proiettare, è un percepire prima e poi proiettare. Percepire e poi un proiettare. Mi chiedevo una cosa però su questo, mi chiedevo se, però questa domanda poi la posso anche girare in realtà a Valentina, e l'idea che, diciamo, la percezione che riguarda l'uomo, del tonal, se fino a che punto anche la realtà consensuale di cui si parlava, e quindi l'idea di poter spostare il punto di unione, è caratteristica dell'uomo in generale, cioè l'uomo è quel particolare animale che poi percepisce la realtà in un certo modo e a partire dal quale poi può percepirlo in un modo anche diverso, ma anche il singolo, cioè... un aspetto forse tra i più suggestivi, almeno che per me, a me è risultato particolarmente suggestivo, è la prospettiva appunto della via del guerriero, che si connota e ha diverse, tante caratteristiche, tanti approdi, tante stazioni, potremmo dire, di pratica di libertà. E da questo punto di vista, allora, chiederei a Valentina, che è pedagogista esistenziale, quindi si occupa di educazione, se innanzitutto se ha voglia di dirci qualcosa su questa via del guerriero, magari specificarne a grandi linee le caratteristiche, specificare e spiegare magari anche questo termine, l'idea stessa di guerriero, in che cosa consiste, quindi andando ancora più nel particolare, calando quindi questa prospettiva dalla sua dimensione, diciamo anche ontologica, cosmologica, alla sua dimensione pratico-esistenziale, se si può da questo punto di vista pensare quindi la via del guerriero da un punto di vista pedagogico, da un punto di vista educativo, da un punto di vista esistenziale. Valentina. Sì, Federico. Allora, ovviamente si tratta di una domanda abbastanza complessa che richiederebbe molto tempo per essere sviluppata adeguatamente. Cercherò di dare delle linee essenziali, soprattutto per far comprendere il senso di questo testo che stiamo presentando stasera. Il collegamento che è stato sottolineato anche da Brancaleone sul concetto soprattutto di la filosofia tolteca, perché
io la definirei a tutti gli effetti una sorta di filosofia, cioè che richiede sia una capacità, una proprietà teorica della disciplina, ma soprattutto la capacità pratica di attuare questa famosa via del guerriero. Cosa intendiamo quando parliamo di via del guerriero? Il termine guerriero può essere un po' fuorviante, no? Perché richiama qualcosa di magari in sé negativo. In realtà va precisato che questo termine indica una lotta dell'uomo con se stesso, prima di tutto, ovvero una lotta del guerriero tolteco, di colui che vuole percorrere questa strada della filosofia tolteca, che deve fare i conti, prima di tutto, con se stesso, con quello che lui è e quello che lui deve scoprire di essere. Si pone come obiettivo questo percorso che deve fare innanzitutto facendo i conti con se stesso. E questo a livello educativo, a livello pedagogico e quindi a livello formativo, a mio avviso, è fondamentale. In che senso fondamentale? Come può essere agganciato anche a un discorso educativo che può collocarsi nel mondo di oggi, soprattutto? Questo libro, Oltre il Tonal, parla appunto di della filosofia tolteca, no? Dei toltechi, quindi di una popolazione molto antica. Però è un libro proiettato, paradossalmente, proprio verso il futuro. Brancaleone faceva collegamenti con le nuove scienze che ci stanno delucidando, ci stanno spiegando alcune dinamiche presenti nella filosofia tolteca che possono essere tranquillamente mostrate a livello scientifico oggigiorno. Le nuove scienze, no? Le scienze di frontiera vanno proprio a parlarci di queste connessioni che collegano i cosiddetti campi energetici a cui accennava Brancaleone prima. Queste considerazioni si applicano, si devono applicare, secondo me, al mondo educativo. In che senso? Innanzitutto, la via del guerriero è una via che presuppone un'educazione a diventare guerriero. Un'educazione a diventare guerriero tolteco, ma tolteco è un modo di dire, come possono essere, cioè è solo un termine, è un termine che va a delineare delle caratteristiche e delle modalità e degli strumenti che ci permettono di affrontare un percorso con noi stessi, un percorso, una presa di coscienza dentro di noi, che ci pone nei confronti della vita, nei confronti della realtà, non come individui passivi e incapaci di cogliere quello che abbiamo di fronte, incapaci di cogliere il mondo in cui viviamo e il nostro ruolo nel mondo, bensì come individui attivi, che si pongono nei confronti del mondo della realtà come individui che vogliono comprendere, vogliono procedere nella loro esistenza e dare senso alla loro esistenza ponendosi come obiettivo la comprensione di ciò, non solo di ciò che ci appare, no? Quello di cui parlava prima Brancaleone, non solo della realtà cosiddetta fenomenica, del fenomeno, di quello che la realtà sembra essere, ma di ciò che c'è al di là, di quel mistero imperscrutabile che possiamo chiamare Nagual, che va ben oltre il Tonal, appunto. Quindi, come è possibile arrivare a questo? Secondo me, oggi, un'educazione che sia improntata a questo obiettivo sarebbe ideale e fondamentale. Per quale motivo? Perché stiamo vivendo in un periodo storico in cui l'educazione è arenata su schemi abbastanza antiquati e su schemi che non prendono, nella maggior parte dei casi, non prendono in considerazione tutto quello che c'è di nuovo da comprendere sull'uomo. In particolare non prendono in considerazione le nuove scienze e quindi qua, appunto, la filosofia tolteca può venirci in aiuto. Può venirci in aiuto perché ci dà una strada
una possibile strada, non l'unica, ma una possibile strada da percorrere che permette di porre l'individuo sulla strada della consapevolezza nei confronti di un mondo che non è solo ciò che appare, ma che è ben altro, che è molto di più di ciò che appare. E soprattutto ci mette sulla strada dell'educare a che cosa? Al pensiero critico, al pensiero divergente, o meglio, alla possibilità di avere molti più punti di vista, di sviluppare molti più punti di vista sulla realtà, su quella che noi intendiamo come realtà, che appunto è molto più ampia di quella che ci viene posta di fronte. In che modo ci viene posta di fronte? Brancaleone lo ha già affermato, già il bambino quando nasce viene educato a percepire alcuni aspetti della realtà, quindi viene indirizzato verso una percezione della realtà che ha determinate caratteristiche, quella che viene chiamata realtà consensuale, ovvero ognuno di noi, consapevole o inconsapevole, dà il consenso a percepire la realtà secondo quelle caratteristiche e non secondo altre. Educare il bambino a saper avere, a saper modulare punti di vista differenti sulla realtà significa lasciargli la possibilità di scegliere quale strada intraprendere, di scegliere da che punto di vista osservare le cose e non indirizzarlo verso un unico punto di vista. Quello che Brancaleone diceva prima sulla capacità di saper spostare il cosiddetto punto di unione, ovvero di saper percepire, no? Le cosiddette fibre luminose, il campo energetico, no? Di cui noi facciamo parte, ampliando però la possibilità di percezione, quindi da punti di vista, da posizioni differenti. Educare a questo significherebbe aprire veramente a possibilità enormi per l'essere umano, che a tutt'oggi invece vengono esattamente bloccate da qualche, se possiamo dire così. In che senso? Nel senso che l'educazione non fa questo tendenzialmente l'educazione, io parlo soprattutto delle istituzioni educative odierne, tendono a incanalare, a indirizzare, a portare gli individui verso il cosiddetto pensiero convergente anziché il pensiero divergente, oggi più che mai. Allora, che ruolo può avere una filosofia tolteca oggi, che sembra una cosa antica, una cosa che non potrebbe quasi rientrare nel mondo odierno, no? Come prenderla in considerazione? Come attualizzarla? Attualizzarla attraverso veramente la capacità di coloro che hanno il potere educativo, che sono coloro che prima di tutto hanno a che fare con i più piccoli in generale, di porre qualche cosa di nuovo, qualche cosa che però non abbia un unico obiettivo, quindi focalizzare l'individuo a diventare e a vivere il mondo e a vedere il mondo e la realtà secondo un solo standard precostituito e preconfezionato, bensì educare per intraprendere quella famosa via del guerriero. Ma intraprendere la via del guerriero richiede coraggio, richiede di saper affrontare se stessi, prima di tutto il coraggio di affrontare se stessi, e il coraggio, importantissimo, che oggi a quanto pare è una cosa molto delicata di cui parlare, me lo confermerà Brancaleone, su questo lo invito a dire qualcosa, il coraggio di affrontare la morte, perché il tema della morte è un tema molto delicato. Il coraggio di affrontare la morte cosa significa? Fare i conti con la propria morte è una priorità del guerriero. Bisogna avere coraggio per fare i conti con la propria morte. Perché, come ci ricorda Don Juan e Carlos Castaneda, ovviamente, che ne è il portavoce, diciamo, la nostra morte è sempre accanto a noi, è sempre sulla nostra spalla sinistra, e finché lei non ci tocca va tutto bene e possiamo proseguire nelle scelte, nella nostra esistenza.
Quando lei ci avrà toccato, allora non avrà più nemmeno senso porsi degli interrogativi. Quindi, nel momento in cui noi educhiamo, un principio fondamentale dell'educazione, secondo me, dovrebbe anche includere l'educazione alla morte, non il nascondere la morte, come spesso avviene purtroppo nel mondo educativo, nell'ambito educativo. Ma che cosa significa questo? Non va vista la morte come qualcosa di negativo di per sé, ma come qualcosa che concerne l'esistenza umana, che concerne un passaggio, un termine dell'esistenza umana, con cui tutti dobbiamo necessariamente fare i conti. Solo così, solo attraverso l'affrontare la paura della morte, che quindi è una paura ancestrale, una paura primordiale, in questo modo possiamo vivere in modo più consapevole la nostra esistenza. E questo è un primum per il guerriero. E qui io rimanderei con piacere la parola a Ferdinando, se ci vuoi dire qualcosa su questo. Le tematiche sono tantissime. Chiedo a Federico di propormene una breve che posso dire, perché veramente sono tantissime. Per poi chiudere, perché, ovviamente. Sì, sì, giustamente Federico ha detto, ed è così, che il tentativo da noi fatto è quello di dare una sufficiente chiarificazione sull'astratto, la prima parte, quella più teorica, e poi sul concreto. Qui stiamo andando verso il concreto è complesso, è un'arte di vivere, veramente un'arte di vivere. Certo. Sintetizzo molto, poi arrivo casomai per concludere a quel concetto a cui ha accennato Valentina. Sostanzialmente, in estrema sintesi, i percorsi del guerriero, cioè dell'uomo che vuole vivere un'esistenza autentica e valida e non banale, vengono suddivisi in tre arti, in tre modi di vivere, in tre training, se vogliamo, in tre modi di evolversi e di praticare certe cose che non ti consegnano alla pura quotidianità, alla noia, alla cosa quotidiana che ti è. Sono tre arti che chiamano arte dell'agguato, sono termini sempre allegorici, l'arte del sognare e poi la padronanza dell'intento, sono tre arti e non si finisce mai di poter approfondire queste tre arti. La guarda cosa significa? È un simbolo, è l'arte per cui l'uomo si esercita a usare momento per momento la giusta dose di energia nel corso della sua concreta esistenza. Perché noi involontariamente, per tanti motivi sarebbe qui complesso, involontariamente siamo energia e essendo energia usiamo energia, ma la nostra energia, che è il nostro dono, siamo energia, la usiamo in maniera involontariamente, per tanti motivi, sconsiderata. Usare momento per momento la dose di energia la più corretta possibile affinché non le usi né di più né di meno, questa è l'arte dell'agguato. Capisco che dirla così, cioè, che significa? Il guerriero tende sempre un agguato a se stesso. Vabbè, ma cosa vuol dire? È sempre il più possibile, con tranquillità, ma cerca con la sua di, ecco, la guarda, sì, è sempre sulla tensione a usare l'energia nel miglior modo possibile, per non sprecarne troppo e per non neanche usarne poca. È un'arte tutta questa, e passa attraverso molte, molte modalità. Per fare questo, per esempio, bisogna perdere l'importanza personale, cioè non concentrarsi troppo su di sé. Bisogna essere capaci di, al momento opportuno, di lasciare andare, di prestare la giusta dose di attenzione, eccetera, eccetera, eccetera. Bisogna saper ricapitolare la propria vita. Vabbè, ma sono tante. Poi c'è l'arte del sognare. Arte del sognare, beh, il sogno per definizione è un altro livello della nostra esistenza. Noi nel sogno abbiamo tante percezioni, ma sono differenti da quelle durante la vita quotidiana, ma fa parte di noi.
intervenire nella modalità di percepire, cioè ampliare i modi con cui noi possiamo essere consapevoli, cioè cambiare al momento opportuno lo stato di coscienza per percepire la realtà in maniera differente, come avviene nel sogno. Questa è l'arte del sognare. Parti dal sogno, ma poi puoi praticare durante la vita l'arte del sognare, cioè percepire la realtà attraverso uno stato di coscienza differente. Questo comporta spostare il punto di unione, cioè tu vai in uno stato differente, loro la chiamano consapevolezza intensa. Intensa vuol dire differente rispetto a quella norma. Ci si allena in questo ed è veramente un impegno, se uno vuole fare. È un impegno interno che può durare una vita, che dà senso, se tu lo vuoi dare, alla tua esistenza. Questa è la via che ha un cuore. Il guerriero segue sempre una via che ha, cerca di seguire, che ha un cuore. Un cuore non vuol dire, ma come per un cuore? No, no, un cuore vuol dire quella che pratica proprio l'agguato e il sognare, cioè l'ampliamento della propria consapevolezza il più possibile. È una vita fatta di un impiego di energia modulato. Questa è la via che ha un cuore. E poi la padronanza dell'intento vuol dire questa collaborazione col destino. Il destino è già dato, ma paradossalmente noi possiamo gestirlo. Lo possiamo gestire senza poterlo gestire. Dobbiamo in qualche modo, per quello che noi siamo, e nei limiti della nostra possibilità, anche collaborare e gestire l'intento, che è l'arte sublime, poi ultima, la padronanza dell'intento. Detto questo, per fare questo, torno a Valentina e concludo, il guerriero tiene sempre presente, durante la sua esistenza, che è un mistero, che è un mistero anche certe volte tremendo, ma bellissimo, stupendo e tremendo, che c'è sempre, in ogni attimo, un'ombra sulla sua spalla o dietro la sua spalla sinistra. Quest'ombra in qualsiasi momento può fare un passo avanti e prenderti e portarti via con sé. Ma il guerriero è colui che fa di questa ombra la sua consigliera, perché in ogni attimo della sua esistenza, in ogni attimo della sua esistenza, se ti rivolgi a quell'ombra, ti saprà dire in quel momento cosa fare. Di modo che quando farai il passo avanti, tu avrai compiuto il tuo percorso. In ogni attimo ti saprà dire, se ti rivolgi a lei, cosa fare, cioè come impiegare la tua energia. Sapendo che in ogni attimo lei può fare un passo avanti, tu, se sei guerriero, fai quello che quell'ombra ti consiglia e non altro. Cioè utilizzi la tua energia in maniera il più possibile appropriata. E quest'ombra sulla tua spalla sinistra, che è la consigliera del guerriero, è la tua morte. Che la tua morte ti saprà dire in ogni attimo cosa fare e cosa non fare. Perché è la tua consigliera. Il guerriero ha il coraggio di fare, tra virgolette, della morte la sua consigliera, ma non in senso negativo. Anzi, il guerriero è triste. Come no, il guerriero è triste? Mica si dice a Napoli s'afruscia, lo sa che questa realtà è problematica, ma al momento opportuno sa anche sorridere della sua tristezza. Il guerriero sa essere più triste di tutti gli altri uomini, ma sa anche sorridere della sua tristezza. Ma qui andremo avanti. A me appassiona, perché lo vedo molto vicino anche alla prospettiva che Federico sa, Valentina sa, la prospettiva esistenziale, con una terminologia differente, una cultura differente, ma la vedo molto vicina alla prospettiva di Heidegger, di Aspers, di tutta l'antropologia esistenziale. E anche qui adesso mi fermo. Grazie, veramente. Non so a questo punto, Cono, che dici, se vogliamo leggere qualche domanda magari? Eh sì, perché ci sono altre riflessioni antropologiche, perché come al solito riuscite a
stimolare questa curiosità, io partirei da Francesca Guercio, che appunto l'abbiamo conosciuta come consulente filosofico e counselor esistenziale su questi schermi, ed è proprio Francesca che riflette, però anche qui c'è un finale aperto, evidentemente c'è il dispositivo consente di solo una parte e il resto lo esclude, quindi chiederei a Francesca che, se vuole, può completare il pensiero, che inizia così: il punto di unione può spostarsi o per cause esterne accidentali o per un intento interno dell'individuo. Diventa allora un vero e proprio apprendistato di consapevolezza che prevede una rieducazione della percezione e di conseguenza del comportamento. E aggiunge: credo che il lavoro che Ferdinando e Valentina portano avanti, ciascuno nel campo d'azione specifico della propria professionalità, interpreti in chiave contemporanea il messaggio del nahualismo tolteco, rendendolo via percorribile per una, credo si riferisse appunto ecco, percorribile per una evoluzione civile. Io stavo per dire educazione, però ecco, c'eravamo quasi. E arriva la nostra Mary Rose D'Angelo, che ormai è parte attiva del nostro laboratorio, e dice: interessante il tema di stasera e dalla prospettiva di una filosofia perenne, mi vengono in mente sia l'allegoria platonica della caverna, come anche la via del guerriero nella figura del Buddha e la lotta col demone Mara. Mi permetto di aggiungere, fa riferimento alla morte, lungo la via della piena consapevolezza. E abbiamo anche Tiziano Maccarrone, che si trova in totale accordo riguardo alla riflessione sull'educazione, credo perché l'ho fatto bene attenzione, fa riferimento all'intervento di Valentina sull'importanza dell'educazione, sulle componenti che mancano nell'educazione in genere, quindi l'educazione alla morte, se vogliamo. E poi facendo un salto, ancora andando a ritroso, quando si parlava della percezione e quando si spiegava anche la saggezza tolteca, meravigliosamente dice si tratta della capacità di percepire la realtà da tanti punti di vista. Questo è il Nahual. E se da una parte dà questo contributo, dall'altra fa una domanda e dice: ampliare la consapevolezza attraverso i diversi livelli della realtà, quindi sviluppare lo spettro percettivo? Come vedete, l'ambito della percezione ha suscitato particolare interesse. E questo è quanto dal nostro gruppo di ascolto. Aggiungo soltanto che, in considerazione anche dell'interesse sulla materia educazione, la nostra pedagogista esistenziale Valentina ha anche scritto un libro, vero Vale? Certo. Che è intitolato Pedagogia dell'Oltre, che in qualche modo... Riallacciamoci ancora all'oltre. Esatto, ci riallaccia all'oltre, chissà, magari poi ci sarà modo anche di parlarne, no? Sì, sì. In questo canale lo presenteremo su questi sempre su questi schermi prossimamente. Che si collega molto a quanto abbiamo detto. E sulla certo. Domanda fatta, l'ultima domanda, sì, ha colto giusto, è proprio un fine, uno scopo, un obiettivo dell'uomo di conoscenza, del guerriero, del Nahual, eccetera, eccetera, è proprio in vista di un Nahual sempre più percepito in maniera differenziata, è proprio ampliare il proprio spettro percettivo, e molte metodiche a cui si rifanno appunto i toltechi hanno come fine, come scopo, come obiettivo proprio quello di ampliare il più possibile, per quello che nell'uomo è possibile, lo spettro percettivo, perché noi abbiamo molte più risorse di quelle che crediamo, e la realtà consensuale, l'educazione, la civiltà certe volte le limita, ha avuto una sua funzione, perché ci dà una
un orientamento, ma l'abitudine certe volte diventa una prigione. Allora riuscire a, nei dovuti modi, ampliare, infrangere le abitudini nei dovuti modi, con quella gentilezza, ma nello stesso tempo concretezza e fermezza tipica del guerriero, è proprio lo scopo che il guerriero si pone per ampliare appunto il proprio, sviluppare il proprio spettro percettivo. Quindi la domanda trova consenziente, perché era già presente la risposta e sono d'accordo. Allora, io mi avvierei alle battute finali, quindi ai saluti, perché con la promessa di ritrovarci appunto sempre su questi schermi, faremo il prossimo mese almeno altri due incontri, come sempre, perché è davvero bello indagare e scoprire la realtà attraverso questo tipo di approccio. E quindi io saluterei Valentina Tettamanti, la nostra pedagogista esistenziale. Grazie Cono e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Buonasera. Anche il nostro filosofo e psicoterapeuta Ferdinando Brancaleone. Buonasera a tutti. Così come il nostro filosofo e consulente filosofico Federico Levi. Grazie, buonasera a tutti. Su questi saluti appunto vi rinnoviamo appunto il nostro piacere di essere stati ancora all'interno di questo laboratorio che continua, che evolve e diventa sempre più grande, e quindi a presto. Ciao, arrivederci.